Ciao amici, cosa mangiate di solito per colazione o come spuntino a metà giornata? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Anche gli spuntini sono importanti per migliorare la forma fisica. Infatti, insieme all'attività sportiva, servono i nutrienti per i muscoli. Sì, ma come mettere insieme tutto? Con un ottimo snack bilanciato, come per esempio una gustosa barretta proteica. Ma non sarà mica un cibo sano? In effetti, le aziende che le producono a livello industriale spesso ci infilano dentro un sacco di sostanze chimiche, coloranti, dolcificanti, per conservarle più a lungo o per migliorare il sapore. Ma oggi possiamo farle in casa, visto che abbiamo anche il tempo per farle, e possiamo usare solo ingredienti sani, integrali, energetici e nutrienti. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Vediamo allora insieme tre ricette di barrette proteiche che potete fare a casa. Per fare queste barrette potete scegliere la polvere o farina proteica che preferite. Se volete qualche consiglio trovate i link in descrizione. Ma vediamo le ricette. 1. Barretta al cocco. Ingredienti per una barretta: 2 cucchiai di latte di cocco, 1 cucchiaio di polvere proteica, un cucchiaio di semi di lino, farina di cocco senza zucchero quanto basta per guarnire. Mettere tutti gli ingredienti in una terrina e mescolare per ottenere una pasta uniforme. Prendere un foglio di carta forno, ungere con un po' di olio e versare il contenuto sul foglio che verrà usato per compattare la pasta e creare una barretta. Rimuovere la carta forno e cospargere la barretta con la farina di cocco. Arriva ora la ricetta per gli amanti del cioccolato e non serve cuocere, siete pronti? 2. Snack al cioccolato e burro d'arachidi. 3 cucchiai di polvere proteica, 1/4 di tazza di semi di sesamo, 1/3 di tazza di burro d'arachidi, 1 cucchiaio di miele. Mescolare tutti gli ingredienti nella terrina e aggiungere un po' d'acqua se necessario. Con un cucchiaio creare delle semisfere da tenere nel congelatore per 2 ore. Possono essere consumate anche subito, ma sono più gustose se congelate. Ultima, ma non meno buona, un'alternativa a base d'avena ricchissima di fibre. 3 barrette con miele e avena. 2 tazze di farina di avena, 3 cucchiai di proteine in polvere, mezzo bicchiere di acqua, 1/3 di vasetto di burro di arachidi, 3 cucchiai di miele, mezza tazza di cacao amaro. Mescolare bene tutti gli ingredienti in una ciotola, aggiustare con dell'acqua per ottenere la consistenza desiderata, stendere su una teglia della carta forno e versare il composto. Premere e stendere uniformemente il tutto fino a coprire l'intera superficie. Lasciare riposare per un'ora e poi tagliare il composto in tante barrette uguali. Bene amici, oggi abbiamo visto come preparare in casa delle sane barrette proteiche. Io adoro preparare dolcetti sfiziosi e naturali, e voi? Per vedere tanti altri video di ricette per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Se amate leggere, in descrizione vi metto il link per i miei libri ed ebook. Mangiare sano è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Mangia sano e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.